Dopo quella famosa cena, per qualche mese tutto andò a meraviglia. Giovanni aveva restituito l'anello a Marina. Non ci ha mai voluto spiegare come. Fatto sta che da quel giorno si erano messi insieme ed erano sempre lì. Cicicì, cicicio. Ciao! La cosa era seria, tanto che Giovanni si era pure comprato la macchina per andare a fare le gite romantiche. E soprattutto ci aveva confessato di aver preso una grande decisione. Le avrebbe chiesto di andare a vivere con lui. Beati loro! Io invece alla fine avevo mollato Silvana, solo che era rimasto un grande vuoto dentro di me. Per riempirlo mi rifugiai nella meditazione, nel silenzio, nell'introspezione. Ragazzi, datemi retta, se vi sentite depressi, fate come me, regalatevi un corso zen al monastero Shocking Glen! Cioè, no, io non sapevo neanche che tu venivi, perché sennò non avrei accettato, Grazie. No, nel senso che non avrei accettato, nel senso che, cioè, avercene, verbacco. No, avercene nel senso buono. Nel senso, scusa. Perché è inutile usare tanti paroloni, amico mio. L'amore, l'amore vero, quando c'è veramente, lo senti nell'aria, lo vedi nelle cose, lo percepisci negli odori. Ti si rizzano le carni, ti trasformi in licantropo, ululi alla luna. Vero, no? Corso Magenta?